Ciao ragazze, eccomi tornata con un video haul e oggi video haul di acquisti fatti dal Lidl. Sono veramente contentissima. È un anno che non ci vado, questa è la seconda volta perché la prima volta che sono andata al Lidl è stato penso l'anno scorso a febbraio, se non sbaglio. E non c'ero mai stata e quindi adesso ho anche l'applicazione sul telefono e ogni tanto controllo quando esco con cose interessanti. E quindi adesso c'era proprio periodo di cose che mi piacevano tantissimo e ho deciso di andare subito. E sono appena tornata a casa adesso perché so che se ci vado il pomeriggio fanno razzia totale negli scaffaletti che centrali che mettono. Quindi è sempre bene andare appena aprono. Io sono andata che erano tipo le 10:30. Sì, però c'era ancora quasi tutto, a parte dei cuscini per le sedie che erano terminati, ma ne era rimasto un bancale interno e ne hanno riportati fuori, però non mi piacevano come erano fatti, li ho lasciati lì. Peccato, perché come disegni erano belli e vabbè. Partiamo con gli acquisti. Parto con le cose più per la casa che mi servono e poi con le cose belle. Allora, ho preso queste Aquapur 4 spugne. Sono costate meno di 2 euro e ce n'è dentro 4, quindi per il bagno sono perfette. Poi ho preso due di questi panni Swiffer e catturapolvere che li utilizzo quotidianamente, li avevo finiti e costavano poco perché qui di solito da me verso, se vado in Coop o anche il Carrefour, spesso li trovo ma sono costosi. Quindi me ne ho approfittato, ne ho presi due. Ho preso dei salvaslip da provare di questa marca che non ho mai provato, il Siempre. E vedremo come sono, costa un poco, quindi fantastico. Poi ho preso due scatole di Kleenex, appena ho visto i disegni, cioè veramente floreali, il tulipano, cioè della Sienna sono. E bellissimi veramente. E poi ho preso questo con le orchidee, perché amo le orchidee. Ce n'erano altri veramente bellissimi, ne avrei comprati 100, ma vabbè, per adesso due bastano. Poi ho preso un mazzo di fiori veri che è costato 2,79 euro, una cosa del genere, quindi una cavolata. E sono bellissimi, guardate, ci sono tutti i fiorellini, ci sono le rose, questi fiori bellissimi rosa, questi altri qui bianchi. È un mazzo veramente bellissimo, è lungo come... E poi c'è la bustina per farli mantenere di più. Ora li sistemerò in questo vaso grande, tutto l'acqua. Sono appena arrivata a casa, quindi adesso li sistemo. E amo i fiori, quindi quando c'è la possibilità di prenderli freschi al Lidl, soprattutto perché costano poco e ogni tanto mi piace prendere da fare decoro. Ora passiamo alle cose più belle. Allora, ho preso un pigiama. Era a 9,90 euro, quindi poco. E S ho preso, che è la 38,40. C'era anche la XS, però alla fine ho preso una S normale. 100% cotone. Invece i pantaloni sono 95 cotone, 5 elastico. Quindi fantastico. Adesso lo apro perché non l'ho ancora guardato bene da... Allora. Vediamo un po'. Allora, la maglia è così. Ho deciso di prendere questa di Hello Kitty blu. Non ce l'ho blu il pigiama, quindi per cambiare un po' il colore, di cotone, quindi morbidissimo, è proprio un buon materiale. E i pantaloni che sono carinissimi, adesso staccherò anche i cartellini a modo, quelle plastiche, sono a pois in azzurro di base con questo nastrino da stringere e vanno giù belli strettini, quindi belli 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 veramente. Ne avrei presi altri di pigiami, però non ero convinta perché c'erano solo tre modelli, uno questo di Hello Kitty, uno che adesso vi mostro che ha preso mia sorella e un altro con i mini pony che mi sembrava molto infantile. Quindi non sono stata a prenderlo. Allora, vi mostro quello che ha preso mia sorella. Perché
Mia sorella, allora, il mio NES, lei ha preso un L perché veste più di me. E ha preso questo qui con Snoopy, che c'è scritto Keep Calm and Hug. È bellissima la maglia di questo colore. Infatti, anch'io ero indecisa se prendere questo. Però poi, boh, non lo so, ma ho preso quell'altro. Così sono diversi e non ci copiamo. E poi i pantaloni sono così in grigio con l'accettino lilla e tutti gli snupini. Però questi come pantaloni sono più larghi, quindi infatti delle due preferisco quello che ho preso io. E poi, oh, vediamo le cose belle, belle, belle. Ho preso queste decorazioni melinera. Decorazioni pensile, dice. E sono due e sono bellissime. Adesso le apro. Ragazzi, i prezzi non me li ricordo. Se volete sapere i prezzi, magari mi scrivete qua sotto che vi rispondo. Allora, affrettatevi ad andare a Lidl perché la roba finisce. Oggi c'era veramente la gente attaccata agli stand. Sono meravigliosi perché sono dei fiorellini in metallo, stile un po' shabby. Questo è più grande e poi dentro c'è la stoffa e quindi morbidosa, è bellissimo veramente. E poi c'è questo qui con la farfalla, cioè io amo i fiori e le farfalle, quindi era proprio il mio preferito quando l'ho visto. Devo ancora pensare dove appenderli, ma di sicuro troverò un posto. Poi c'era questa meravigliosa cosa qua al LED. Ce n'erano tante altre bellissime, ma ho scelto questa che adesso apro perché non l'ho guardata nemmeno io. Allora, aspettate che apro perché è chiusa. Eccomi. Allora, all'interno di questa bellissima scatola. Mamma mia. Allora, qui ci sono le istruzioni. E questa è la specie di casetta con il cuoricino che è vuoto all'interno, c'è cioè proprio il buco. E Home is where the heart is. Mi rappresenta molto questa scritta perché per me la casa mia è, cioè, non c'è un altro posto in cui io mi sento a casa, quindi il mio cuore rimarrà sempre nella mia casa e non lo so, mi piaceva. Dietro ci vanno le pile, non so se ci sono già all'interno, infatti no. Comunque va a pile, poi si accende il LED, quindi diventa tutto colorato. Dietro si può appendere. È semplicemente fantastica, quindi bellissima. Guardate anche solo la scatola, come si presenta. Bella. Poi, cosa c'è qui? Ah, ho visto questa lavagnetta e mi piace davvero tantissimo, sempre della Melinera. Vediamo di aprire anche questa, senza distruggere. Sarà difficile non distruggere. Sarò spaccare. Vediamo insieme. Wow, ed è questa lavagnetta meravigliosa con all'interno addirittura ci sono i gessetti già e questi che penso siano dei pannetti per rimuovere il gesso da pulire. Quindi qua dentro c'è praticamente un contenitore, ci si può mettere anche delle cose. E poi ha un appendino che se lo mettete in cucina potete appendere per esempio anche uno strofinaccio, un asciugapiatti, quello che volete. È bellissima veramente. Poi dietro ha i due gancetti da appendere, quindi molto comoda. Mi piace tantissimo. Allora, a casa qui ce l'ho già la lavagnetta perché mi è stata regalata anni fa per il mio compleanno, ma è molto diversa e non mi piace tanto.
Questa l'ho presa perché mi piace proprio il genere, ma la rimetto nella scatola perché non so quando la utilizzerò. Pensavo quando un domani avrò la casa tutta mia, magari l'arrederò a mio piacimento, ma per il momento la tengo nella scatola, poi deciderò cosa fare. Infatti molte cose di queste sono cose che ho preso perché le ho prese per pensare al fatto di arredare casa mia un giorno, oppure vabbè anche arredare la mia stanza, però insomma, infatti anche questo che ho preso è un bellissimo appendino in stile shabby, mi piace tantissimo. Qua ci sono i cuoricini in legno e ha appunto 1, 2, 3, 4, 5, 6 appendini per la giacca. Io ne ho uno in camera in ferro battuto che è da 5 e ci appendo le giacche ed è veramente resistente. Qui ha appunto i buchetti per mettere i gancetti da appendere al muro. E anche questo è della Melinera, è bellissimo. Ce n'era anche un altro modello con sempre cuori, ma non mi piaceva tanto e non aveva questi. L'ho preso anche questo perché pensavo di appenderlo nella mia futura casa, che ovviamente non si sa quando e se riuscirò a fare casa al momento, però c'è già il pensiero. Siccome sono 11 anni che sono fidanzata, mi piacerebbe andare a vivere col mio ragazzo. Quindi siamo in procinto di pensieri, ma non si sa ancora niente. Quindi, nel caso la appendo qui a casa perché non c'è un appendiabiti che mi piaccia nel mio ingresso qui. Poi passiamo invece alle cose bellissimissime. Ho preso due cassettiere, una è questa, meravigliosa. La terza che c'erano tre modelli, questa, quell'altra che vi sto per far vedere e poi c'era quella che ho già che vi avevo fatto vedere nell'haul di Lidl dell'anno scorso con la scritta Love, quella lì ce l'ho già quindi non l'ho ricomprata, ce l'ho qui in camera ed è comodissima. Ora aspettate che apro Chloe che vuole uscire, eccomi. Allora, sta dentro la scatola, era ancora tutto in cellofanato, quindi c'è la sua protezione. Bello, eccola qui, bellissima, bella rigida ed è di questo colore tendente al grigio e bianco che mi piace molto perché ultimamente vedo che è uscito anche all'IKEA ci sono tante cose col grigio e il bianco e quest'anno va molto di moda, secondo me anche come arredamento, cucine, un sacco di cose, quindi questo stile mi piace. Adesso penso che le ali della farfalla andranno attirate su per aprire, non voglio rovinarli, dopo ci guardo. I cassettini sono belli capientini questi, mi sembra che siano più capienti di quella che ho preso l'altra volta, che l'altra è un po' più rettangolare come cassetti. E c'è scritto appunto, ecco, home sweet home, casa dolce casa, e secondo me è semplicemente fantastica. Anche questa non so ancora dove la sistemerò, ma ci penso, forse in bagno, boh, vediamo. Siccome il bagno che abbiamo fatto è in grigio e bianco, ci sta bene. Poi ho preso quest'altra cassettiera, che è la home. Ah, questi mi ricordo il prezzo, 9,99, che l'anno scorso costavano di più, secondo me, gliel'ho pagata di più, forse 14, non mi ricordo, boh, l'hanno messa a un prezzo buono. Poi c'erano anche degli orologi bellissimi che costavano 4,99, ma non li ho presi perché appunto ne ho appena ricevuto uno per San Valentino e non mi sembrava il caso di comprarne un altro, però li avrei presi perché ce n'erano due che mi piacevano. Andate sul sito che ci sono ancora tutte le foto e i prezzi. Oh, l'ho messa alla rovescia, aspettate. Questa. Ecco, questa è rettangolare come quella Love che ho, però è più grande. Sì, è più grande di quella che ho. Molto, molto bella. Wow.
home con il cuoricino con i brillantini, bellissimo. E poi ha i cassettini, questi sono un po' più stretti rispetto a questa qui grigia. Guardate che bello. Arrivo. Il bello della diretta, mi chiamano mangiare. E niente, questo è il cuore. E è così, e dietro è così. Insomma, sono soddisfattissima di questi acquisti. Spero che il video vi sia piaciuto. Fatemi sapere anche voi se avete alcune di queste cose, se le andrete a comprare. E niente, mettete un like al video se vi è piaciuto. Un bacione grande. Ah, e poi mi dimentico sempre di ringraziare tutte le persone che mi seguono, tutte le iscritte. E spero che continuerete a seguirmi, anche se non sono molto regolare con i video, li pubblico una settimana sì, una settimana no. Mi dispiace, però appena riesco lo faccio. E niente, vi saluto, vi voglio tanto bene, ciao!